Sono partiti come dei volantini contenenti una satira, diciamo, pseudopolitica e poi, soprattutto negli ultimi tempi, sono sfociati in offese, violenze verbali e, diciamo, degli insulti sessisti nei confronti della mia persona e nei confronti del ruolo anche che ricopro. Attacchi sessisti contro il sindaco del comune di Pergine, Laterina Simona Neri, dopo la comparsa di alcuni manifesti tanto sgradevoli quanto volgari. Una donna si attacca come donna e non nel ruolo che ricopre, perché non viene attaccata nel ruolo di amministratrice ma nel ruolo di donna. È stupido, cioè, la pochezza fa queste cose. Una vicenda iniziata un anno fa a seguito del referendum sulla fusione dei due comuni dell'Aretino, ma che è venuta alla luce proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne celebrata il 25 aprile. Beh, alla donna fa male perché è molto semplice attribuire ad una donna il raggiungimento di un ruolo tramite altri mezzi, tramite mezzi che non siano invece quelli della competenza e della professionalità e della qualità della persona. E mi fa male che passi un messaggio di aggressività all'interno della mia comunità. Purtroppo le donne sono difese, la società non le rispetta per niente, e questo è un problema, ma è un problema proprio di tutto l'insieme, è un problema di educazione, già dalle scuole. Non sono mancati ovviamente i messaggi di solidarietà bipartisan al sindaco di Pergine Laterina da parte del mondo della politica e delle istituzioni. Scesa in campo anche la collega Virginia Raggi, l'ex ministro e sottosegretario Maria Elena Boschi e la presidente della provincia di Arezzo Silvia Chiassai. Vorrei che questo succedesse per ogni donna che è vittima di questo tipo di atteggiamento, e vorrei veramente dire stop, ecco, questa volta a questo tipo di offese, perché rischiano davvero di inquinare una società e soprattutto di far passare un messaggio che è sbagliato nei confronti dei più piccoli, ovvero che a una donna si può dire di tutto e si può offendere in ogni modo. Quindi assolutamente spero che questo mio atto di coraggio sia stato utile per tutte le donne che comunque in questo momento soffrono.